può lavorare, c'è poco da fare. E lo siete mandati! Gambellara, Vicenza, profondo nord-est. 6.000 persone sotto la guardia armata di polizia, carabinieri e vigilantes affollano questo capannone. Qui si decide il futuro della più grande banca popolare d'Italia. Qui le telecamere sono proibite. Non possiamo? No, troppo no. Ecco perché per entrare nell'assemblea c'è bisogno di un nostro complice che filma tutto con una telecamera nascosta. All'interno del capannone la tensione è altissima. Vergognatevi! Banca Popolare di Vicenza, il più grande istituto di credito del Nord-Est, il decimo d'Italia, si è svegliata con un buco nei conti che fa paura. 1.407.000.000 di euro di voragine. Di fronte a questo disastro, il governatore della BCE, Mario Draghi, ha imposto le sue condizioni. Procedo alla lettura della lettera integrale che abbiamo ricevuto dalla Banca Centrale Europea. Trasformazione in società per azioni, quotazione in borsa e, soprattutto, aumento di capitale da 1,5 miliardi. Significa che le vecchie azioni, già svalutatissime, rischiano di diventare carta straccia nelle tasche degli oltre 100.000 vecchi soci, che oggi arrivano qui da tutto il nord-est per decidere cosa fare. Perché qui? Per fare la guerra. Perso molto lei? Sì, circa 100.000 euro. I risparmi di una vita. Tutti ladri se quadri, ladri se qua, tutti ladri. I vecchi o i nuovi? Tutti. E lei adesso che vota, sì o no? No. Assolutamente no, cioè non mi interessa se la banca fallisce, mi dispiace per i dipendenti, però non mi interessa. Io mi chiedo come mai, dove sono andati a finire tutti i soldi che tre anni fa l'assemblea, il signor Zonin mi diceva che andava tutto bene. Per 20 anni il padre padrone della Banca Popolare di Vicenza è stato Gianni Zonin. Oggi il re del vino, indagato, si è dimesso, ma rancore e rabbia contro di lui si toccano ancora. Perché se l'avesse davanti adesso, li sputo addosso subito. Dino Marcone di Castelfranco Veneto, ha 72 anni e una vita da camionista sulle spalle. Aveva messo i suoi risparmi in azioni della banca, acquistate a 62,50 euro l'una. E sapete quanto valgono oggi? L'hanno svalutate a 6,5, mi dicono. Ma c'è qualche agevolazione? Cioè lei l'ha comprata a 63 e adesso valgono 6,5. 6,30, è disgustoso, proprio mi hanno inginocchiato. Nelle banche popolari c'è un singolare meccanismo. Sono gli stessi vertici a fissare il valore delle azioni. Così Zonin e compagni nel 2014 lo avevano fissato a 62,50 euro. Nel 2015 il crollo, 6,30 euro. E mentre le azioni dei piccoli risparmiatori crollavano, i compensi dei dirigenti si impennavano, passando da 11 milioni a 16 milioni e 700 mila euro. Cioè, mentre gli emolumenti dei dirigenti aumentavano del 52%, le azioni dei piccoli diminuivano del 90%. Così nel 2015 Zonin ha incassato un compenso da 1 milione di euro, mentre ciascun azionista ha perso in media 42.000 euro. Sono predoni, avvoltoi sono, peggio degli avvoltoi. Aspettano che la preda muoia per mangiarsela. Secondo le indagini condotte da 3 diverse procure, cioè Vicenza, Udine e Prato, la BPV avrebbe gonfiato il proprio capitale azionario tramite le cosiddette azioni baciate. Cioè, in sostanza la banca dà i soldi al correntista e il correntista con quei soldi è obbligato a comprare le azioni. Quindi in sostanza la banca con una mano dà e con l'altra riprende. E si può fare? No, è vietato. E quante di queste azioni ci sono dentro Popolare Vicenza? Moltissime. Nella semestrale 2015 si parlava di 975 milioni di euro. 975 milioni di euro, quasi un miliardo. Quasi un miliardo. La Procura di Vicenza ipotizza che dentro la BPV ci fosse una vera e propria associazione a delinquere. Ci sono state alcune operazioni collocate in maniera non del tutto ortodossa, ma questo solamente a certi livelli altissimi e non certo nell'opera quotidiana dei lavoratori. Giuliano Xaus è dirigente nazionale della FABI, sindacato fortissimo fra i dipendenti di banca, ma è anche dipendente e socio della Banca Popolare Vicenza. Il suo intervento in assemblea è stato molto contestato. Voteremo a favore sia della formazione di FABI, sia dell'aumento di capitale, sia della quotazione di borsa.
6.000 presenti all'assemblea, i dipendenti soci sono 1.300. Un pacchetto di voti decisivo, puntato tutto sul sì. Qui ci sono 5.500 famiglie in ballo. La proposta per il no, ad esempio, non parla assolutamente delle ricadute sui lavoratori. La speranza dei dipendenti è conservare il posto di lavoro. La speranza degli altri soci è che nel capitale entri un grande istituto, magari Unicredit. Due speranze destinate a naufragare, secondo l'agguerrito comitato, noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza. Voi pensate che Unicredit, che ha varato già di suo un piano industriale che prevede in tutta Europa 18.000 licenziamenti, di cui 6.900 in Italia, si porti a casa 5.000 dipendenti della Popolare di Vicenza? Lo pensate veramente? Voi credete veramente che Babbo Natale esista ancora? Pensate che quando Unicredit farà la vostra banca... Alla fine l'assemblea va al voto, con il diktat della Banca Centrale Europea che incombe sui soci. BPB è ad un video. Confermare il no alla banca persa da lunedì mattina. Su questo... L'assemblea vota e il sì vince con l'82%. La Banca Popolare di Vicenza è salva, i suoi risparmiatori no. Risponderete davanti a Dio. E che cosa gli direte? Ce l'ha chiesto la BCE! Vergognatevi! Il servizio era di Danilo Lupo!